Ciao ragazzi e benvenuti a un nuovo video. Oggi voglio darvi quella che è la mia idea di canna da spinning alla spigola. Questo è un argomento estremamente dibattuto, mi viene chiesto spesso in privato quale sia il mio parere a riguardo, quale possa essere l'attrezzo migliore da impiegare nella caccia a questo fantastico predatore. E quindi, insomma, attraverso questo video cerco di dare una risposta a tutti e chiaramente vi darò quelle che sono le mie impressioni, sono impressioni personali. Naturalmente, se vi va, valutate l'idea di iscrivervi al canale se non lo avete già fatto e di attivare la campanellina, così verrete notificati tutte le volte che pubblicherò un nuovo video. Via. Allora, cerchiamo di rispondere alla prima domanda. È possibile identificare una canna che possa definirsi adatta per la pesca della spigola spinning? No. So che questa risposta può confondere, ma nella pesca non c'è niente di assoluto. Chi pratica la pesca ai grufolatori sa benissimo che li si può insidiare sia a mare calmo, quindi sulla breve distanza, quindi utilizzando attrezzi leggeri e finali estremamente sottili, e sia in condizioni da surf casting, quindi stessi pesci, magari stessa taglia, ma con insidiabili con attrezzi completamente diversi. E non dovete cogliere questa idea come un espediente che utilizzano le aziende per incrementare le vendite, perché per esempio una canna da spinning potrebbe far tutto. Sì, in effetti una canna da spinning potrebbe far tutto, ma un conto è recuperare le esche e un conto renderle interessanti. Di certo non si può pensare di pescare con una canna capace di lanciare un mattone e utilizzarla allo stesso tempo anche per recuperare in maniera interessante una gomma spiombata. Ma questo è un principio che vale per tutte le attività che si svolgono all'aperto. Prendete i ciclisti. Chi ha intenzione di percorrere dei percorsi ghiaiosi di montagna, in bici chiaramente, difficilmente sceglierà una bici da strada, e allo stesso tempo chi ha invece intenzione di percorrere lunghe distanze, sono certo che non sceglierà una mountain bike. Quindi apparentemente stesso attrezzo, ma con caratteristiche completamente diverse, idonee ad affrontare percorsi diversi. Questa idea è perfettamente valida anche nello spinning. Bisogna far proprio il principio che la scelta della canna non dipende, e del mulinello, quindi di tutta l'attrezzatura, non dipende dal tipo di predatore che si vuole insidiare, o meglio, non dipende del tutto dal tipo di predatore che si vuole insidiare, ma dalla tipologia di esche che si vuole utilizzare. E per la spigola questo discorso è amplificato, perché è il predatore costiero per eccellenza. Lo si può trovare nelle foci dei fiumi, nei porti, lungo gli spiaggioni, nelle scogliere, nelle lagune, perfino all'interno dei fiumi, che risale per predare cefali e altri pesci. È chiaro che in ciascuno di questi spot l'approccio sarà diverso, perché cambiano la dimensione e la tipologia del foraggio che li popolano. Quindi sarà possibile insidiarla con esche siliconiche magari da 3 pollici o anche più piccole, e anche con corposi minnow. Oggi vi parlo di un attrezzo che reputo valido per la pesca della spigola negli ambienti che più frequento, quindi gli spiaggioni e le foci. Parto col dirvi che le modalità di caccia della spigola ci danno un'indicazione sul tipo di recupero che potrebbe funzionare. Allora, la spigola non è nota per inseguire le prede, per lanciarsi all'inseguimento delle prede come potrebbe fare un tunnide, una leccia o un serra, ma generalmente si apposta, si occulta, fa dell'agguato la sua strategia di caccia principale. Si occulta magari sul fondo, si adagia sul fondo o si occulta dietro un ostacolo e attende che una preda ignara le passi accanto. Naturalmente le postazioni della spigola è ovvio che siano quelle meno influenzate dalla corrente, perché sarebbe addirittura un po' controproducente attendere e sprecare una serie di energie che poi la stessa preda non potrebbe reintegrare. Quindi saranno postazioni a ridosso delle correnti o comunque dei tagli di corrente,
in cui è possibile che transiti una preda, che la spigola semplicemente si limiterà ad agguantare e per poi ritornare in posizione statica, in posizione ferma, ad occupare quella posizione di attesa. È ovvio che, capito questo, potrebbero risultare addirittura controproducenti i recuperi troppo allegri, quindi sarebbe bene far transitare l'esca proprio nei punti migliori e fare in modo che questo passaggio duri il più possibile. Ed è proprio per situazioni di questo tipo che una canna lunga potrebbe essere di estremo aiuto. È chiaro che risulta meno maneggevole di una canna da 6 piedi e 6, da 7 piedi, comunque nell'ordine di 2 metri, 2 metri e 10, però se non si ha l'esigenza di dover animare una gomma spiombata, magari sotto il pelo dell'acqua, una canna lunga potrebbe essere davvero la scelta migliore. Piccola interruzione, siete in tantissimi a vedere i miei video, di questo sono estremamente felice, ma una grande fetta di questa ampia platea non è ancora iscritta al canale. Se sei tra questi, valuta l'idea di iscriverti ora, ti costa pochissimo, 2 click, 2 secondi per me sarebbe molto importante. Io negli ultimi mesi ho utilizzato con buona frequenza la Lunamis, una canna tipicamente giapponese, una canna lunga con un'azione tipica giapponese, loro non è un caso che loro la utilizzino per le loro Suzuki, e con una schiena adatta a fronteggiare anche i pesci più muscolosi. Ora, quali sono i vantaggi che effettivamente può dare in pesca una canna più lunga? Il primo che può venire in mente è sicuramente la possibilità di raggiungere una distanza maggiore, di far raggiungere alle esche una distanza maggiore. Già solo questo è un grosso punto a suo favore, perché nella pesca in foce, per esempio, nelle foci con tanta portata, lo scalino si trova spesso tanto distante da riva. Ed è importante però far transitare l'esca in quei punti se si vuole arrivare allo strike, e lo stesso vale per la pesca negli spiaggioni quando si individuano quelle secche, quelle famose schiumate che rappresentano dei punti di bassa profondità dell'acqua. Ora, anche se fosse solo questo, per me sarebbe un grande vantaggio che mi farebbe protendere per una canna più lunga. Ma ce n'è un altro, e a mio avviso è ancora più importante. Vi sarà sicuramente capitato di pescare in un principio di scaduta, quando la frequenza delle onde è molto alta e l'altezza delle onde comunque è ancora importante. Bene, in quei casi sicuramente vi sarà capitato di notare che l'onda di risacca travolge il filo quando è in bando, durante una gercata, comunque nel recupero magari di un'esca siliconica o di un minno. Quando il filo non è in tensione, l'onda di risacca lo travolge. Quello, paradossalmente, specialmente negli spiaggioni dove si verificano magari queste condizioni, è il punto migliore in cui dovrebbe stazionare l'esca, in cui dovrebbe nuotare bene, perché in assenza di altri ostacoli, durante il recupero di altri ostacoli emersi o sommersi, rappresenta lo spazio in cui la spigola potrebbe attaccare. E qui emerge il vantaggio di una canna più lunga, perché con una canna più lunga si riesce a tenere il filo oltre l'onda di risacca, facendo sì che questa non travolga il filo in bando, e quindi che l'esca risulti sempre adescante, sempre catturante fino all'ultimo metro d'acqua. Insomma, maggiore distanza di lancio, possibilità di rimanere in pesca fino all'ultimo metro anche in condizioni difficili. No, se non ci sono esigenze di animazione dell'esca particolari, dove sicuramente una canna più corta potrebbe essere più utile, ma in questo caso, nel caso della pesca alla spigola, questo non serve, non vedo perché non si debba propendere per una canna più lunga. Io sto pescando con la Lunamis da un po' di tempo, ho avuto modo di impiegarla anche con altre tipologie di pesci, anche magari utilizzando dei long jerk con dei jig. Ritengo che sia un'eccellente canna da jig per fare magari, praticare magari un light short jigging, quindi utilizzando dei jig da più o meno 30 grammi. La mia è una 6,25, però ho utilizzato anche jig da 30 grammi e si è comportata bene. Ho avuto modo di affrontare anche dei piccoli tunnidi. Avete visto il video, magari ve lo lascio qui in alto. Insomma, ritengo davvero sia un'ottima scelta. Anche le gercate, naturalmente con una canna più lunga bisogna modulare le gercate in modo diverso, magari gercare verso l'alto e non lateralmente, perché la progressione della canna restituisce all'esca un movimento unico.
Non vedo grosse controindicazioni nell'utilizzo di una canna più lunga. Ritengo che se si cerca la spigola in determinati contesti con determinate esche, quindi esche palettate con i minnow, insomma, o con eventualmente anche gomme con amo esposto, perché chiaramente se si pesca con gomme con inneschi ad amo nascosto, magari un innesco Texas, lì serve la ferrata, insomma, a piantare l'amo nella bocca del pesce, e in quel caso servirebbe magari una canna più nervosa. Però con gli approcci che vi ho menzionato, di cui vi ho parlato, ritengo che una canna più lunga sia sicuramente la scelta migliore. Fatemi sapere che cosa ne pensate voi. Io mi sto trovando benissimo, probabilmente la utilizzerò per tutto l'inverno e magari anche con l'arrivo della primavera. Sapete che mi piace alternare un po' gli approcci, utilizzo anche canne da ultralight spinning quando è il momento di farlo, però quando vado a spinning preferisco in quest'ultimo periodo utilizzare una canna più lunga. Fatemi sapere che cosa ne pensate, se ritenete sia giusto quello che ho detto oppure la vedete in maniera diametralmente opposta. Sarebbe bello far partire un dibattito proprio nei commenti, perché poi si crea un'interazione da parte di tanti pescatori, quindi è bello vedere un po' qual è l'idea diffusa generale di questo tipo di approccio. E niente, vi ricordo che in descrizione troverete un po' di link, c'è anche il link del mio nuovo profilo Instagram. Il primo è andato perduto e non sono riuscito a recuperare l'account, però insomma, se vi va di seguirmi, insomma, lì è più semplice condividere dei frammenti delle giornate di pesca, condivisioni veloci magari attraverso le stories, e si resta in contatto anche lì. C'è il link del mio secondo canale YouTube, è uno spazio in cui parlo di altre cose, insomma altri argomenti completamente diversi dalla pesca. Se vi va, magari ci possiamo incontrare anche in quello spazio. C'è il link che rimanda al mio sito internet, in cui è riassunta l'attività che svolgo insieme alla mia famiglia. Se siete curiosi, utilizzando il codice sconto PESCA15 avrete diritto al 15% di sconto su tutti i prodotti presenti in catalogo. Poi c'è il link del mio libro, Il buio senza voce. Si tratta di un thriller, scritto, ormai è uscito, pubblicato quasi 2 anni fa. Se vi va, insomma, se siete, potete anche, c'è un'anteprima, potete dargli un'occhiata gratuitamente e poi magari eventualmente valutare l'acquisto. Niente, io vi ringrazio per essere arrivati fino a questo punto. Fatemi sapere nei commenti se vi va che affronti qualche, dia chiaramente il mio punto di vista, che è assolutamente personale, su altri argomenti. Anche i commenti possono rappresentare un ottimo contenitore di idee per i prossimi video. Iscrivetevi al canale se non l'avete già fatto e attivate la campanellina, così verrete notificati tutte le volte che pubblicherò un nuovo video. E noi ci vediamo alla prossima avventura di pesca. Ciao!